Eccoci, buonasera, ben arrivati. Oggi niente emergenze per cui correre all'impazzata verso un Apple Store, quindi posso fare il live. Vi aspetto qui le Astro Paste di Simon Harley, che sono la novità principale che è arrivata oggi. Le altre erano più o meno per lo più reintegri, queste invece sono nuove, nuove, nuove. Le abbiamo prenotate quando ancora non si sapeva che colori fossero. Sono molto belle, sono molto sbirilluccicose, adesso ve le racconto. E poi facciamo i My Twill Tales, facciamo lo yoga degli apicicini, facciamo la carpa tutto l'anno, recuperiamo un po' di progetti, visto che tra caldo e tutto sono un po' latitante. Eccovi, buonasera, qui caldissimo, i gatti sono spanciati sul divano, porelli, e noi siamo qua. Vi aspetto. Così giochiamo un pochino insieme. Queste non oso aprire perché non so effettivamente se e quante ne avanzeranno. Nel caso magari domani vediamo di giocare con qualcuna di queste avanzate, se qualcuna ne rimane. Mi dà l'idea che siano molto simili ai Brilli Gel come prodotto. Buonasera, ben arrivati, ben trovati, ben arrivati. Sì. Mi dà appunto l'idea che siano molto simili ai Brilli Gel perché da quel che ho capito si tratta di una base traslucida. Di gel all'interno del quale sono incastonati tutta una serie di sbirilluccichini che sono molto forti, molto belli. Sono certa che abbiate visto i reel e i post di Simon che li ha fatti vedere usati in diversi modi. Lui riesce a spatolare una quantità di prodotto incredibile e a non sbordare mai dello stencil. La prossima volta che lo vedo a Francoforte o al Creativation il prossimo anno mi faccio spiegare l'arcano perché lui dice che si tratta di non applicare troppa pressione, ma se lo faccio io viene una schifezza. Evidentemente ha un'altra mano, però io ho sempre in mente il bottalico che mi dice poco prodotto, Cle, poco, poco, quello ti sembra poco? Non è poco, quindi non so. Viste usate sono bellissime, sono dei glitter, quindi in realtà una volta che si asciuga avete un effetto tridimensionale glitterato, si asciuga la parte lattiginosa, proprio come i Brilli Gel. Poi io adesso non li ho provati e quindi non so dirvi se hanno una consistenza un pochino diversa, se sono più o meno brillanti, però il principio, insomma, mi pare un po' lo stesso, come anche un po' i Glitz e le Nuvo Glitter Paste. Sono prodotti glitterati che ci permettono di avere degli effetti tridimensionali laddove spatolati attraverso stencil, spatolati semplicemente per dare un effetto tridimensionale. Ho visto quel fantastico Simon Harley usarli anche spennellando per colorare il giacchettino di Babbo Natale. Non so se l'avete visto anche voi. Quindi qualche effetto di luce, noi quando possiamo spargere glitter siamo sempre contenti, quindi insomma va sempre bene. Quindi questa bianca diventerà dunque, l'Astro Paste Frostyball, questa in realtà forse non è glitterata, ma dà l'effetto neve. Allora, questa poi ha dei nomi fantastici. Frostyball, questa si chiama Slippery When Wet, scivoloso quando è bagnato, ed è un dorato. Questo è un mauve, Prom Queen, hanno lo stesso nome delle prime Lunar Paste, se non erro. I Chippies li puoi colorare, per esempio, se hai gli ink di Tommaso si colorano meravigliosamente, una spruzzata e via. Se hai bisogno di colorarli in una maniera più precisa, quindi dare dei dettagli, puoi usarli sempre gli ink a pennello oppure puoi usare gli acrilici. Si colorerò perfettamente. Ti è arrivata la notifica, raccontaci il tuo segreto, Livia. Questo si chiama Prom Queen, reginetta del ballo. Aspettate che lo leggo. Arrow Me. Arrow me, no, crown me, scusate, mamma mia, è ora di andare un secondo di nuovo dall'oculista. Crown me, la mia corona, incoronami, secondo me mi piace di più. Guarda questo com'è brillante, questo si chiama roar, è un ruggito, roar è il verso di ruggire. Later gator, non saprei come tradurlo, se qualcuno ci aiuta da casa. Lo vediamo subito, ma è un bel verde brillante. Tu sei Bee Sting, la puntura di ape. Mi fanno tanto ridere questi nomi. Vabbè. Clear skies, cieli limpidi, and tropical tango. Che
è un teal, quindi ovviamente si candida per essere il mio preferito. Sono 9 colori e non 12, perdonatemi, meno male che Patrizia me l'ha segnalato. Non so perché sono abituata al fatto che queste uscite escano in batch da 12 e quindi ero convinta fossero 12, ma d'altro canto non so contare e quindi ho ovviamente sbagliato. L'ho corretto il post, chiedo venia, sono solo 9 i colori. E sono questi. Per ora ne abbiamo una buona scorta. Se dovessero finire, ovviamente li riordiniamo. Oggi sono arrivati anche un paio di spritz, ma la maggior parte dei reintegri degli spritz arriverà poi la prossima settimana. Ah, l'alligatore. Mamma mia. Il coccodrillo, sì, l'alligatore, che non è la stessa cosa del coccodrillo. Dicevo, la maggior parte degli spritz arriverà o la prossima settimana. O se dovessero spedire oggi e se dovesse essere una spedizione fortunata e quindi non fermarsi dal nostro fantastico hub di Cincinnati, dovremmo poterle ricevere addirittura venerdì. Ma diciamo che arriveranno la prossima settimana perché non mi sento proprio così fortunata. Tra l'altro vi aggiorno su chi ha in attesa i prodotti di quella famosa spedizione di Waffle Flower che è andata persa. La spedizione è persa, probabilmente finita nel triangolo delle Bermuda. Non lo so. Ho dovuto riordinare le cose mancanti, quindi il tempo che ci preparino l'ordine e ovviamente avremo i reintegri di quanto mancava negli ordini che si sarebbero poi completati insomma con la spedizione che invece forse si è fermata a Cincinnati, non lo so, se ne è persa traccia da Phoenix in poi, quindi va bene. Mentre domani arriveranno le nuove collezioni di Mintai, non so se siamo tutti psicologicamente pronti a questa cosa. Io non tantissimo, non so ancora esattamente dove metterle, ma studieremo qualcosa. Studieremo qualcosina. Quindi domani Mintai, credo che domani arrivino solo quelle. Credo di sì, non ne sono sicurissima. Oggi sono arrivate anche le fustelle singole del Bottalico, che ho dimenticato che dovevo menzionare nei vari post. Sono arrivate le 3 fustelle singole che erano incluse nel bundle che abbiamo finito di smistare poco tempo fa. E adesso trovate quelle che sono rimaste in giacenza a catalogo, non sono più in preordine, quindi le trovate in fondo al mare insieme a quelle del Bottalico, esatto. Chi lo sa, ci sarà un particolare triangolo delle Bermuda che attira i prodotti scrap che si andranno a, come dire, adagiare sul fondo dell'oceano. Non lo so, tanto sta che abbiamo aspettato quasi 3 settimane e mezzo, addirittura non vorrei dire quasi 4, e non sono arrivate, e quindi era ora, insomma, di dichiarare la scomparsa di questo pacco e rassegnarci a dover riordinare tutto quello che c'era contenuto. Vabbè, che tristezza. Però lo sapete che non sono particolarmente fortunata con le spedizioni. Poi chi gestisce, riceve e spedisce tanti pacchi, tanti articoli, purtroppo è assolutamente esposto a questo rischio e quindi sto giro è andata così, diciamo così. Allora, quindi ricapitolando gli arrivi di oggi, un bel po' di Oxide, sono arrivati i prodotti di Tommaso singoli, quindi fuori dal bando, è arrivato qualche spritz, sono arrivate le Astro Paste di Simon Harley, che sono una super novità che ha presentato qualche giorno fa, i reintegri di All and Create, abbiamo ancora qualche reintegro che sta arrivando da un altro distributore, ma la maggior parte delle cose sono arrivate oggi, quindi le trovate prenotabili, le trovate a catalogo, normalmente ordinabili sul sito. E direi che forse vi ho detto tutto. Chissà se ho dimenticato qualcosa tra le cose che sono arrivate. Forse no. Ah, sono arrivati tra l'altro, sempre col distributore americano che ci ha portato le Astro Paste, anche alcuni reintegri della 49 Market. Sono arrivate un paio di cose della Summer Porch e sono arrivati alcuni articoli della collezione Botanical, sia Curator. Curator e l'altra mi sembra che sia l'Essential. Sono dei die cut e degli abbellimenti che si coordinano alcuni con i Rabon che sono arrivati qualche giorno fa. Qualcuno me li aveva chiesti, quindi abbiamo fatto riarrivare quello che era ancora disponibile di questa collezione. Il 20 Team presenta la nuova collezione di timbri e se siamo fortunati, venerdì o lunedì ce l'abbiamo già. Pensa, o forse no. No, non sono quelli che abbiamo già. Io comunque li ho ordinati. Non so di preciso quanti di quanto perché quando ho ordinato non c'erano ancora le foto e quindi ho un po' numeri a caso, tutti uguali, cioè la stessa cifra di tutti. Speriamo che vi piacciono. Arrivano fustelle nuove di Mintopia. Non ho ancora fatto l'ordine, ma credo che mi sia arrivata ieri la newsletter. Devo ancora fare l'ordine. Prometto che mi ci metto. Magari domani mattina la guardo. Opla. Cosa c'era nelle fustelle di Mintopia? Ricordo che ho detto sì, questa è molto carina. Ricordami, cosa c'era? Sai che mi si è spento il ricordo completamente. Domani parti, Giovanna, quindi ritorni tra di noi a piangere con i Kleenex italiani.
Quante ore di viaggio, fanciullina? La ceralacca ce l'hanno consegnata oggi, Romina. Mamma mia, lo scatolotto è arrivato in una condizione super pietosa, ma domani dovremmo avere i primi kit per iniziare a smistare nei pacchi in cui manca e quindi poi avviare le spedizioni. Mamma mia, che ci ha messo. Dunque, contate che è stata spedita il 24 di giugno, che è tantissimo. Ah, il puzzle, sì, hai ragione, il puzzle, mi sono detta che era una cosa fighissima. Madosca, devo prendere degli integratori per la memoria, perché gna, posso fare troppe uscite e non me le ricordo, meno male che ci siete voi. Allora, mettiamo via queste intanto, le appoggio qua, che così iniziamo il lavoro dei My 12 Tales. Oggi vorrei fare i Tales di giugno, lo yoga degli appiccichini e la car per tutto l'anno, che secondo me ce la faccio perché sono progetti super easy, super semplici. Allora, ho qui le foto, questa me l'ha stampata addirittura due volte. Quasi 12 ore. Beh, però è un diretto Toronto-Roma che è tanta roba. A meno non fai scali in giro per il mondo. Così io ricordo alcuni scali a New York che quando ero giovane si andava a fare la passeggiata sul ponte di Brooklyn. L'ultimo che ho fatto ero da sola, così lungo ero da sola e in pratica mi sono spiaggiata in aeroporto. Tristissima. Buonasera, ben arrivati. Allora, un sacco di novità sul sito, quindi so che qualcuno adesso sta facendo shopping e magari non ci segue, però io faccio lo stesso le mie cosine. Intanto tagliamo le foto. Il terrore del volo. Guarda, io ho quasi più paura della macchina che non del volo, perché, boh, non lo so, mi sento abbastanza tranquilla in aereo, anche se un paio degli ultimi voli, in specie tra Phoenix e New York, ricordo delle turbulenze che ho detto, vabbè, sarà il momento lost. Cioè, se, ci siamo. Però devo dire che fin da piccola non mi ha mai particolarmente spaventato viaggiare in aereo, vabbè, da piccoli c'è l'incoscienza del fatto che si è piccoli e quindi magari era quello, però così e poi tagliamo anche queste. Allora, dunque, ho cercato di ridurre il bordo quanto più possibile, ma non l'ho ancora fatto. Queste le dovrò poi portare a 4,5x4,5 tutte. Quindi adesso magari le rifilo già, dato che ci siamo. Il momento lost rende l'idea, no? Allora, tagliamo un pezzettino da qui. Ricordo questa turbolenza veramente fortissima. E mi sono detta, ma it's about time, probably. Cioè, ci siamo. 4,5, alcune sono giuste, eppure dovrebbe dividermela assolutamente in parti uguali. Non la capisco questa cosa. Non hai mai preso un aereo, davvero? Io ho iniziato presto, quando ero piccola, mi hanno messa su un aereo per andare in Sardegna. Anzi, in realtà quel viaggio lì l'avevo fatto con una zia, quindi non ero proprio da sola. Però poi l'anno dopo sono andata da sola con l'hostess, ovviamente. Quindi non mi ha mai particolarmente turbato. Allora, 4,5, voilà, e 4,5. Le faccio tutte uguali perché sapete che le metto nella simil pellicola. E le ho fatte tutte, giusto? No, ma manco per niente, questa non l'abbiamo fatta. Sono sempre in vicinanza, nei pressi dell'oceano, dici? Guarda, in quel viaggio lì sinceramente non, cioè, non so dove fossimo, perché poi ricordo che c'erano talmente forti che mi sono svegliata, perché di solito nei viaggi di ritorno da quando andavo al Creativation, appena mi sedevo in aereo svenivo, e mi sono svegliata e non finivano più. Mi sono detta, ma così, insomma. Ah, che ho, non ho portato qui il mio quaderno dei My 12 Tales, ma poi lo andiamo a prendere. Allora, dunque, le carte che ho a disposizione nel Deluxe sono queste. Ok. Allora, io credo di voler usare questo un pezzo.
Anzi, no, questa qui la voglio tagliare rotonda, ecco quello che era l'idea. E questa parte qui volevo tenere dall'altra parte, anche se in realtà mi piacerebbe che fosse specchiata. Ma non so se riesco a specchiarla. Potrei destrutturarlo talmente tanto da specchiarlo e farlo quindi apparire da quel lato lì. Seguitemi per altri consigli disastrosi. Allora, vorrei fare un cerchio a fette. Vediamo se ci riesco. Una delle carte, tuo fondolegno, perfetto. Beh, i legni secondo me ci risolvono. Infatti, non so se vedete che ne sto mettendo sempre di più perché sono. Magari adesso mi dite di no qua nell'hai, però sono quelle che vendiamo di più, quelle legno, perché quando non ci sono collezioni che ci consentono di avere una carta da rivestimento o che sono troppo dure per poterle usare per rivestire delle copertine, ovviamente si va a cercare qualcos'altro. Ed è spesso difficile trovare qualcosa che si coordini bene. Io consiglio sempre il bianco o il legno. Però insomma, vedete che le sto mettendo spesso, che poi non avete trovato. Io quella volta lì non credo, cioè dormivo, quindi se è scattato il segnale delle cinture, manco me ne sono accorta. Però io di solito le tengo sempre allacciate, quindi. Però mi ricordo che dicevo, va, così, chissà. Allora, la mia carta è 8 e mezzo per 11, quindi diciamo che facciamo un cerchio che poi taglierò a fette di 7 circa. Ok? Adesso mettiamo la lama. Sei, mettiamo, no, ti devo mettere così, giustamente. Ti mettiamo qua. Ok, allora questo va fermato un pochino. Poi non lo so, magari è troppo grande, lo scopriremo. È un caso che sia il guscino della collezione coordinata. Lo scopriremo adesso. Io taglio qui, però chissà se giro. No. Spostiamo delle cose. Spostiamoci più in giù. Ok. Proviamo. Più o meno al centro della carta. Ti spiego. Opla, vado. No, non ti spostare per cortesia. No, adesso potrei fare uno zampirone. Mi si è spostato, uffi. Non va più bene. No, no, non va più bene, non va più bene neanche per me. Questo è impossibile da tacconare anche per me. Salvo non tagliarlo più piccolo, ma potrei veramente poi fare un corso di districazione di zampironi, quindi no. Potrei provare a farlo più piccolo, ah, ma poi tagliato, forse in realtà è anche fin troppo piccolo. Fatemi fare una prova, perché io se non mi metto a confronto con le cose proprio pratiche e concrete non mi rendo conto. Prendo i due fogli della base. Vediamo un po'. Molto dark, postala sul gruppo. Sì, no, la dimensione va bene assolutamente. La Donato lavora nei centri estivi in questi giorni, quindi direi che a quest'ora forse è un po' provata. Non so, non so se è ancora tanto in lei. Postala sul gruppo, che così c'è anche la Chiodo che potrebbe beneficiare del tuo post. Così. Opla. E facciamo 8 e mezzo. Devo ritagliare quel cerchio perché non si può vedere. No. È un po' too much da tacconare così, perché se io adesso lo taglio a fette, questa parte qui si vede tante. Potrebbe non vedersi così tanto se lo tagliassi in una maniera intelligente. Proviamo a recuperarlo, perché no? D'altro canto, cioè, insomma, i taccuni vengono bene. Magari questo no, e prendiamo un altro foglio. Con un bel regalo? È ironico? Con cosa sei tornata? Ah, tagliamo a fette. Adesso devo essere brava a tagliare a fette di modo che poi non si veda. Non so, non ho fatto una gran cosa perché l'ho tagliato troppo. L'ho tagliato troppo. Vabbè.
Non si potrà ricomporre in questo modo, secondo me, bene, però ci proviamo, perché avrei dovuto segnare la metà. Dunque, mi sa che mi sei ironica quando parli di un bel regalo. Ti sarei mica ammalata. Oh, il Covid! No, ma davvero, ma ancora, mamma mia, ma che persecuzione! Guardate, se io lo scompongo bene, adesso non sono più in grado di ricomporlo questo qua, però. Perché in realtà è così. Se io lo scompongo bene, magari non si nota. Poi qui al centro ci mettiamo le foto, no? Vediamo. Questo è lui. Dai. Da, se mi vede la Germanella le prende malissimo. Ma sapete che io sono, penso, tra le poche persone al mondo a non averlo mai preso, anche madre, a non averlo mai preso, oppure ad averlo preso da sintomatica. Io ho sempre pensato di averlo fatto nel 2020, quando a gennaio ero a Francoforte, perché è lì che abbiamo visto per la prima volta l'emergenza attuarsi con i controlli, le mascherine, e al tempo era fine gennaio, no? Non capivamo ancora il perché, ma c'era tantissima gente dalla Cina e tantissima gente da tutto il mondo, quindi boh, me lo immagino che ti mancava solo lui, mannaggia, no buono. Mamma mia, spero che almeno tu non stia troppo male. Hai il febbrone? Allora, io incollerei così e poi qua ci mettiamo le foto, che sono tutte e due vertical. Allora, intanto incolliamo, prendiamo la My Sweet Petunia e piano piano iniziamo ad attaccare le cose. Come sempre, vorrei che fosse abbastanza clean, cioè ci sto provando a farli un po' più clean e a destrutturare le pagine rispetto a come le penso inizialmente quando lavoro alle grafiche. Allora, qui tacconeremo brutalmente questa cosa, ma lo mettiamo un pochino scentrato, che quindi non sia proprio super super evidente. Mi sa che mi sto portando too much fuori. Febbre alta. No, mamma mia. Mamma mia. Ah, ma guardate, mi è venuto troppo in alto. Devo abbassarlo. Meno male che la colla ci consente ancora di fare qualche rimaneggio, anche se poi quella roba lì si vedrà, ma poi noi copriremo. Perché sennò era proprio bruttino. È un po' esploso. Va bene, dai. Copriamo qualsiasi magagna, in realtà adesso mettendoci le foto. Allora, le foto sono queste due, adesso lavoriamo, poi magari qui e qui metto un pezzettino di carta, della carta pattern, che così mi copre un pochino. Allora, questo dovrei aver finito di usarlo e quindi in realtà mi conviene mettere via la lama per non perderla. Aia! Cioè, c'è il coprilama e sono riuscita a tagliarmi. Scusatemi, ah, mi sono tagliata tanto. Scusate, adesso prendiamo un fazzolettino. Arrivo. Momento Grey's Anatomy, scusatemi, esatto, c'è rotto time, vedo che hai capito. Tutto bene, ma siccome Derek Shepherd non era disponibile, mi incerotto da sola, ma giusto da non sporcare tutto, chissà.
No, ma è che con le lame dovrei rinunciare, ecco, con le lame non protette dovrei veramente farmene una ragione e rinunciare. Va tutto bene. Ah, perché l'avevi detto, Tania. Vabbè, è facile con me, cioè, voglio dire. Voilà. Allora, questo lo appoggiamo qui. Dunque, questa è la seconda pagina. Io volevo usare questa pagina qua. Nel senso che mi piacerebbe portare questa parte qui in qua, ma dato che questa è, cioè non riuscirò a girarla, lontana dalla portata della clé, mi sembra un'ottima cosa. Allora, ritagliamo questo, ritagliamo questo, non so se riuscirò a fare quello che intendo, però intanto ci provo. Allora, guardate, qui vado abbastanza a filo. E adesso taglio questa parte e se io la metto qui e poi questo lo metto, beh, potrei anche semplicemente girarlo così. Teniamolo un attimo in sospeso questo. Ritagliamo questo bell'arcobaleno che col cerotto così è comodissimo da ritagliare, ve lo consiglio. Ok, così su questo possiamo mettere un pochino di spessorato. Scusate, ma mi sposto perché guardare dal telefono oggi non ne imbrocco una. Ok. Così. Dici che troverei comunque il modo di farmi male, abbastanza verosimile. Guardate, un tempo che ero molto impallinata di cucina e mi piace ancora adesso, ma non avendo tanto tempo cucino molto poco. Comunque ho una discreta collezione di caccavelle da cucina, quindi attrezzi, attrezzini. Ho una mandolina da cucina bella della Microline, molto affilata. Mi sono tagliata il palmo e non paga, poi anche il pollice. Ron sta bene, negativo al test per la FIV e la FELV, quindi possono picchiarsi. È una peste. Poi magari vi pubblico il video che ho fatto prima perché ama particolarmente le borse che sono in negozio che contengono gli ordini, ma proprio, cioè, follemente. E me le mette tutte in disordine. Poi vi pubblico il video. È fantastico. Siamo tutti super innamorati, anche Sirius. Questo lo mettiamo qua e un pochino mascheriamo. Dai, un pochino mascheriamo. L'ho ribaltato. Magari vi alzo un pochino questo. Ok, così vedete tutto. Sì, è negativo. Ora possono picchiarsi. Sirius lo lecca. Ma siamo tutti rincoglioniti qui dentro per questo picco. Ieri 1,680 kg. Cioè, non so dove perché è minuscolo. Però 1,680 kg, tatino. Ok, questa mi potrebbe sembrare la disposizione che può andare. Devo solo trovare qualcosa da mettere lì sopra e sotto perché così nudo e crudo non mi fa impazzire, ma potrebbero essere i puffi. Adesso vi faccio vedere, mi si è accesa la lampadina. Che qua adesso dovrò mettere la pellicola. Su questo. Ah, però lì si vede, ci mettiamo la farfallina. Guardate, lì si vede quella roba brutta. 1,2 kg, una cavia. Amore. Bellina lei. E solo al momento l'unica problematica, vabbè, a parte che facciamo ancora cacca nella vasca e non si capisce perché, l'unica problematica è che questi due, Sirius e lui, si mangiano la pappa a vicenda, nel senso che Sirius vorrebbe mangiare la vasocottura, no, Sirius vorrebbe mangiare la pappa per bimbi, che evidentemente deve avere un odore super super intrigante, che insomma, capisco. E l'altro vorrebbe mangiare la vasocottura. Quindi cioè, devo stare lì all'occhio a guardarli perché sennò uno infila la faccia nella ciotola dell'altra. Trovata per strada, amore. Ta-ta. Così e mettiamo un pezzettino anche di sopra. Così. Col cerotto è comodissimo spellicolare. Brava. Sì. Ok.
Non l'hanno ancora accettato. Ho avuto fortuna, nel senso che Thai mi ha fa con Sirius mi ha fatto penare degli anni, cioè non scherzo, degli anni. Cioè, hanno vissuto separati un anno e mezzo, perché lei soffiava in continuazione ed era inviperita. Però Sirius è proprio un gatto bravo. Era incinta, quattro cucce. My God. Ok, dunque, prima di fare qualsiasi altra cosa, devo farmi bastare la carta. Ho di quella carta lì, questa non vorrei tagliarla perché in realtà mi dispiacerebbe tagliarla e poi non avrebbe senso in realtà con quello che sto facendo. E poi ho queste strisce qua nel basic. Qui devo farmi le due, come si chiama, tipo strisce di pellicola che io poi taglio con la tag. Allora, con il bordino della tag. E le farei. Sapete che devo andare a prendere. Impossibile prenderne. Anche Tai era così. Infatti, hanno sempre convissuto divisi praticamente. Sirius voleva sempre giocare, lei no. Sirius voleva dare i bacini, lei no. Però Sirius da lei si faceva fare di tutto, nel senso che la mia Thai, specie poi negli ultimi anni, insomma, era molto molto debilitata, quindi se lui avesse voluto una zampata l'avrebbe disintegrata e invece lei lo picchiava, lo pettinava. Vabbè. Allora, dobbiamo fare la pellicola, ma adesso non ho qui a portata di mano le misure. Se non ricordo male, però, le avevo tagliate di modo che ci stessero 9, le avevo fatte di due misure diverse. Cioè di due colori diversi per forza, che potrebbe essere questo e questo. E potrei strappare un pezzetto di questo per metterlo lì sopra. Allora, anche se non avranno la stessa misura, sto pensando l'anno prossimo, per i kit dell'anno prossimo, di fare una fustella un po' simile a quella che sto tagliando adesso manualmente. Quindi una parte di tag qui sopra e lo spazio per le tre foto e i buchini per la Polaroid. Mi farò dire dalla Donato qual è il numero giusto di buchini perché sennò poi mi si rattrista un cucciolino senza problemi. Ma ci sono animali che sono più portati alla convivenza con altri simili e altri no, Tai no. Per esempio, Sirius invece è proprio buono. Questo lo pettina pure lui. Fa ridere, però. Ciao Alida, come stai? Tutto bene? Allora, stiamo preparando le mie due Polaroid. Poi vi lancerò dei sondaggi per i Tales del prossimo anno. In realtà ho un po' di sondaggi di Esatto, Donato, non sapevo se ci fossi. Parliamo dei fori delle pellicole, perché la Donato tutte le volte che esce una fustella, un timbro che rappresenta una pellicola, un negativo, una diapositiva, mi dice: "Ma perché la gente non mette il numero di fori giusti?" Quindi io glielo chiederò prima. Un po' accaldata, ci credo. Si muore anche qua. Ok, poi così ho anche lo spazio per mattare le foto. Devo solo accorciarle uno zinzinello. Ok, ricordavo che eri malata. Io per solidarietà mi sono tagliata. Tutto bene. Con le lame che stavo cercando di mettere con la protezione delle lame, non ditemi niente. Allora, tagliamo più o meno qua. Cerchiamo di risparmiare la carta perché mi servirà per fare anche altro. Allora, tagliamo ici questo. Poi ici sono andata un po' stortina, ma non così. Adesso devo fare il foro. Hai mal di schiena? Ma sai che anch'io ho fatto qualche giorno di mal di schiena? L'altro giorno, tra l'altro, mi hai ricordato che devo ricomprare i cerotti del Voltaren. Così. Vado a fare shopping? No. E vabbè. Allora, io ho il punch che fa le tag, i lacci
lati delle tag, devo solo trovarlo. No, scusate, che tra l'altro è il punch che è arrivato oggi. Siamo un gruppo che ha una cartella clinica importante. Dunque, eccolo qua. Così. Ok. Allora, facciamo i lati con quello più lungo, quello da 15. L'anno prossimo facciamo la postellina. Dicevo che ho un po' di cose da chiedervi. No, non sei tu. Magari poi vi metto qualche sondaggio. Tipo, stavo guardando il feed di Instagram e vi è piaciuta tantissimo la foto con Ron, che capisco che assolutamente, così come rende in un brodo di giugiolemè, faccia lo stesso effetto a tutti perché è bellissimo. Però mi stavo domandando se magari non vi facesse piacere vedere più foto su Instagram di quella che è la vita in negozio, disgrazie, non disgrazie, foto di noi che lavoriamo. Adesso poi magari metto giù qualche domanda e ve lo chiedo. Punch, eccolo qua. Facciamo il foro. Ritorneranno i flowchart? No, non credo. Ti è rimasta impressa questa cosa del flowchart? Non capisco come mai. Più Instagram negozio e meno post delle cose che faccio. Magari vi interessano meno, poi le metto dappertutto, quindi magari si potrebbe diversificare un po'. Poi vi faccio un po' di domande, poi. Allora, facciamo i forellini, ci facciamo i salvabuchi. Voilà. Tipo qualcuno mi ha detto ieri che ha riso tantissimo per la stories che ho fatto per il tasto della stampante, vi giuro, e del computer, vi giuro che non era finto. Mi è saltato il tasto della freccia destra e qualcuno mi diceva, ma lo usi quel tasto? Cioè stai veramente correndo con 40 gradi all'ombra all'Apple Store per fartelo cambiare? Da quando è saltato mi serviva solo la freccia destra, volevo dirvi. In crisi. Non capisco perché. Cioè, io, mi sembrava assolutamente così lineare. Boh. Allora potrei farli di questo colore qua, due tondini, no? Cosa ne dite? Facciamo così. Me l'hanno detto in tanti, ma non so se capita solo a me che so disgrazie, nel senso che cioè, quando l'ho usato il tasto della freccia ieri mi serviva tantissimo e non c'era. Come sia successo che mi sia saltato via non me lo chiedete perché non lo so, non mi capacito di questa cosa, ma è saltato via e quindi usami solo una volta l'anno. Esatto. E sono stata fortunata perché ce l'avevano di ricambio. Vabbè, le disgrazie, quelle divertenti. Queste sono pronte. Adesso, prima che io mi spinga a tagliare oltre, bisogna tagliare un pezzo di questo 8,5 e fare gli strappi. E quindi non mi avanzerà carta per mattare le foto, pazienza, ce le farò con l'altra carta. Qui in realtà me ne serve un pezzettino piccolo, facciamo anche solo due pollici. Allora, così, lo uso troppo, ma guarda, a un certo punto stavo scrivendo un messaggio di un ordine, adesso non ricordo neanche più cosa, e mi serviva la freccia, non ricordo più per che cosa, e la freccia non c'era, quindi ho guardato poi sul tavolo e c'erano nell'ordine il tasto e due incastri dentro. E poi non sono più riuscita a concludere nient'altro perché pensavo solo a questo tasto che mancava. Poi, vabbè, questo disturbo è una roba mia e vabbè, ce ne facciamo una ragione. Ma vero? Cioè, non potevo mica lasciarlo così, voglio dire. Qui ci starebbe bene una striscetta di spessorato. No? Adesso ti sei attaccato? No? Così. C'erano 20.000 gradi, veramente, la macchina ne segnava 36, una cosa così. Proprio oggi dovevi saltare tu, sì. Ok. Prendiamo striscetta intera.
così e via. Quindi, tu ti sei stortato, ma ti risistemiamo. Ok, quindi io ho sempre le mie due fotine qua, che a questo punto potrei mattare una in teal e una in giallo, perché mi avanza proprio la carta giusta. E in pratica il layout è fatto, vedete? Cioè è molto semplice, ma ho usato, ho destrutturato completamente una pagina e via. Perfetto, tagliamo. Quindi tu sei set, tra l'altro il bottalico, bravo, ha la maglia coordinata alla carta, così mi piacciono gli amici. Un 7,8 devo fare per 10,5. Buonasera, ciao Vania, come stai? Così e così, 7,8 per 10,5. Il mal di testa, immagino. Buon riposo Simona, un abbraccio. Ok, quindi dicevamo il bottalico qui che si sposa perfettamente. Sì, le nuove paste sono praticamente, adesso mi tolgono i prodotti, sono credo un prodotto estremamente simile ai Brilli Gel, nel senso che le Astro Paste sono del glitter imprigionato in questo collante traslucido, lattiginoso, che poi dovrebbe diventare completamente trasparente. E sono 9 colori, uno è bianco, il bianco in realtà non mi sembra glitterato, non ne ho aperto nessuno perché non so quante me ne avanzeranno, se domani ne avanza qualcuna ne apro qualcuna da far vedere. E sono materiche, nel senso che ci permettono di dare effetti 3D, ad essere utilizzati spatolando semplicemente per dare un effetto un po' più grezzo, oppure per esempio utilizzando gli stencil. Lui le usa, Simon le usa anche per esempio un pochino a pennello per colorare alcuni dettagli. Lui ha visto fare il giacchetto di Babbo Natale ed è divenuto molto carino. Allora, incolliamo queste tipo così. E il mio layout è fatto. Qui ci va assolutamente dello spessorato, so che sarete d'accordo con me. Ne metto poco perché poi così sono... hai visto che bella quella di Vicky? Quella di Vicky è orrorosa. Cioè. mi sono persa su che cosa vi stavo dicendo, non mi ricordo più. Dicevo, metto poco spessorato perché poi voglio mettere gli appiccichini, quindi in realtà ho poi bisogno di lasciare spazio perché si possano mettere magari gli appiccichini sotto. Questo posso metterlo qua, scusate, il cerotto è veramente comodo. Ok, e poi devo fissare queste. Queste le posso fissare un po' così, questa potrebbe andare lì sotto e questa potrebbe essere un po' così. Queste le metto piatte. Sirius era super contento qua. E la incastro qua così. Qui mettiamo la scritta, o qui mettiamo il sentiment. Adesso possiamo pensare di aprire gli appiccichini. Allora, apriamo The Dances. Dunque, li ho probabilmente posati qua. No, devo averli lasciati. Ah, sono qua. Eccoli qua. Il timbro ce l'ho qui sotto. Ok, puoi essere pazzescamente folle ogni volta che serve. Questo lo timbriamo sul bianco e lo mettiamo qua, vediamo se ci sta qui come altezza. Sì, team nuovo, mamma mia, e sappiate che ho ordinato già anche delle cose di Halloween di team senza vederle, senza foto, senza niente, come i timbri. Però dei timbri avevo visto uno sneak peek, quindi un po' li avevo visti. Arriveranno le cose di Halloween, se non ho capito male si potranno vendere dal 29. Quindi sappiatelo che siamo rovinati su tanti fronti. Domani arriva Mintai.
Io vi rinnovo l'offerta, se per caso vi capita sotto mano un investitore ricco, fategli il mio nome, così. Non è venuto benissimo, lo rifaccio. Ok, poi prendiamo pannetto. Così. E puliamo. Ci servirà sicuramente qualcuno dei piccoli sentiment che sono all'interno del set, quindi il timbro lo lascio qui nei paraggi. Lo metto qua per ora, fustello. Ah, questi sono quelli invertiti ancora, vero? Perché questo qui non è quello giusto. Infatti, devo prendere quello di maggio. Non ero preparata questa cosa. Sapete che le fustelle di maggio e giugno sono invertite, quindi mi serve il timbro di maggio, che è qua. Sei tu? Non mi sembra che sia tu. Ah no, vuoi vedere che questo è un set che non abbiamo ancora sistemato? Ullala, ullala. Dunque, adesso non so più cosa è cosa. Ah, questo potrebbe essere uno di quelli che madre mi diceva dobbiamo sistemare. No, però dovrei averle tutte, sarai tu. Scusate. Le carte le hanno stampate su una carta diversa. Ecco, no, in realtà erano giusti, sono io che sono particolarmente rinco. Adesso vi racconto cosa è successo con le carte, ve lo ridico. Ho mandato una mail, ma ve lo ridico ancora. Quando ci hanno consegnato le carte, venerdì, non questo venerdì, quello ancora prima, il weekend che abbiamo trovato Ron. Prendo la mattina del sabato le carte per mostrare a madre quali dovevano essere le prime tre, quindi quelle da mettere nei kit. Tiro fuori una delle carte dal pad di carta e la carta è molto liscia. Non è super liscia, ma rispetto alla nostra carta è molto liscia. E quindi tiro fuori questa carta ed è un'altra carta. È sempre una bella carta, nel senso che è sicuramente bella, pregiata, importante, ha un bel peso, ma è un'altra texture e un altro bianco. Quindi sono in attesa di capire come intendono risolvere. Purtroppo non avevamo i tempi per farla ristampare tutta e mi sembrava francamente uno spreco di carta folle. E quindi non ho richiesto questo, ma ho richiesto che mi si riconoscesse almeno uno sconto, quantomeno simbolico, che posso girare alle clienti che l'hanno già comprato. Gli abbonati, insomma. Perché non è la carta che abbiamo scelto. Vedrete che è comunque una bella carta, vi piacerà, però non è la carta a cui siamo abituati, che mi rendo conto che sta andando probabilmente in esaurimento, ma l'ipotesi più accreditata per ora è che sia arrivata confezionata male dalla cartiera, vale a dire che nel pacco c'era scritto che era la carta Pippo Franco e invece era la carta Clarabella. E quindi così. E quindi è andata così. Adesso vediamo, non mi hanno ancora detto nulla, in effetti magari è un po' il caso che adesso io solleciti. For example. Allora, mettiamo via maggio e ci teniamo qui giugno. Allora. Dunque. Noi siamo qua. Ok, questo spruzzino lontano. Questa la possiamo mettere qui e sta benissimo come titolo. Vengono un campione, mi hanno mandato 18.000 fogli. Mi balla l'occhio, tantissimissimo. E vabbè. Tac. Perfetto. Allora, adesso posso decidere di mettere dei piccoli sentiment, o anche no, però a me piace sempre metterne qualcuno all'interno del layout, e quindi riprendiamo in mano il set di timbri e vediamo che cosa posso inserire magari qui o a ridosso dell'arcobaleno. Allora, il trucco è vivere a colori. Io vorrei arcuarlo un briciolino e metterlo qua, a ridosso dell'arcobaleno. Così.
Guarda, Romina, non ero esattamente calma, ecco, era sabato mattina, avevo sonno, un sacco di cose da fare e non ho concluso niente. Per fortuna poi il karma mi ha mandato Ron, perché se no alle 8:14 di mattina inizio a scrivere al mio riferimento della tipografia. Ciao, scusami per l'ora, però calma, no, 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 calma. No, no, finita, come la pazienza nell'82 la calma. Vabbè. Però vabbè, niente di irrisolvibile, solo che bisogna, cioè, capire come la vogliamo gestire. Io ho già detto come la voglio gestire, quindi aspetto solo conferma. Oh, mettiamo una farfallina lì. Poi, no, calma, no, no, calma, assolutamente. Vivi ogni attimo pazzescamente e lo mettiamo. Mi sono inchiostrata anche il cerotto, che non va bene. Ok, scusate, ma vediamo. Ho spruzzato un po' d'acqua. E ne vorrei ancora uno, magari qua o qua. Non smetterei mai di inseguire i colori. Lo vorrei mettere. Vediamo, lo mettiamo qua, così, oppure lo mettiamo al centro, che così mi bilancia, uno sopra, uno sotto. Perfect. Spruzziamo un pochino d'acqua sul timbro, sto cercando di usare meno salviette. Ciao Rosa, ti rivado a sbaciucchiare dopo. Sono lì che dormono, con questo caldo sono un pochino spiaggiati i porelli. Allora, questo lo posiamo qui perché potrebbe servirci dopo. Mi pulisco un secondo le mani, se no sporco tutto. E prendiamo gli appiccichini. Devo subito trovare qualcosa da mettere qui. Guarda, ero abbastanza contrariata. Se, diciamo contrariata. Sono quegli imprevisti che capitano, che probabilmente, anche se in realtà vi dico la verità, non so se me la sarei sentita di farle ristampare tutte, anche se avessimo avuto il tempo, perché poi alla fine nel far riordinare la carta, farla ristampare, trovare quindi uno slot di tempo in cui loro potessero farmi questa stampa, non so quando saremmo andati a finire come tempistica, però mi sembrava veramente una follia buttare via 18.000 fogli di carta, perché... Qui cosa ci mettiamo? Ci possiamo mettere un cuoricino per coprire questo obbrobrio qua. Perfetto. Perfect. Poi mettiamo un paio di nuvolettine. E vediamo un secondo qua. Con i die cut. Ci prendiamo un ciotolino qua. Allora. Dunque. Vediamo un po' come possiamo abbellire questa parte qui. Una margherita. Dai, lì ci mettiamo una margherita. Guarda, è la stessa domanda che ho posto anch'io, ma a parte chi l'ha stampata, ma quelli che l'hanno confezionata? Cioè, al tatto si sente proprio che è una carta diversa. Non so se c'è qualcuno che ci sta guardando che l'ha già ricevuta. Non è una brutta carta, ma non è la carta che avevo chiesto e che avevamo pattuito. Quindi, insomma, mi sono un po' alterata. Però, vabbè, mi rendo conto che chi lavora sbaglia e quindi sono in attesa che mi dicano come la possiamo risolvere questa cosa. Perché certamente va risolta. Così. Poi facciamo un clusterino. Possiamo metterci anche un'etichettina così. No, questa si perde. Non è la stessa, non è brutta, ma non è la stessa, cioè nel senso, cioè non sto dicendo che sia un brutto prodotto quello che ci hanno dato, assolutamente, è bella, è molto bella. Tra l'altro la stampa del Tinta Unita è bellissima perché è piena, lo vedrete quando vi arriva e quando ce l'avrete tra le mani, ma non è la carta che avevo chiesto, così lo dico.
In caso non fosse chiaro. Se noi facessimo una cosa così è un po' too much, vero? Vediamo se mettessi. No, too much. Abbiamo una farfalla. Potrebbe essere una cosina così, sì, dai. Very clean. Cioè, very clean, un po' clean. Lo so. Guarda, sono caduti dal pero quando ho tirato fuori il problema. Quindi, boh. Vediamo. Sicuramente troveremo un accordo, eh? Ci manca. Non ti sono arrivati, ma maggio e giugno li abbiamo spediti a maggio e giugno. I kit sono aprile e maggio. Cioè, nel senso, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Ah, dici che non c'è questo kit qua, non ti è arrivato? Quindi, no, il kit precedente, scusami, ma l'abbiamo spedito a maggio. Quello lì. Scrivi a problemi perché adesso comunque non ho modo di controllare, però non abbiamo fatto una spedizione precedente? Scrivi a problemi che verifichiamo perché vediamo se ci risulta spedito o no. E possiamo risalire solo guardando poi dal sito. Adesso a memoria io non posso ovviamente purtroppo darti nessun tipo di feedback. Scrivici lì e domani mattina Elisa controlla. Voilà, mettiamo ancora un tabellino, anzi no, questo sarebbe molto carino, no? Non mi piace. Voilà. Qui ci mettiamo un tondino. Lì abbiamo messo lo spessorato, quindi mettiamo questo qui. Tu stiri con questo canto. Mamma mia! Cioè, sei l'eroina di tutti! È che bisogna stirare quando serve, cioè. A me si è rotta la stirella verticale, ma rimedieremo. No, voglio metterci per forza qualcosa lì, ma non ci sta bene niente. Ah, però potrei mettere una nuvolettina, una lì e una qua. Ah, e l'aria condizionata, va bene, allora meglio. Cioè, allora si può ancora pensare di fare. Qui che cosa possiamo aggiungere? Un fiorellino piccino piccio qua. Qui mettiamo un fiorellino così. Questo no, un fiorellino così. E vediamo tra i die cut. Siamo dalla medaglia, esatto. Opla, mi è caduto un fiore. Vediamo un po' se questo tipo nascosto qui dietro o messo qua così con un tondino di spessorato è carino. Stellina e la mettiamo qui e magari avrò un'altra stellina, tipo una stellina puffy qua. Chissà se ho altre stelline qui. Forse no. No. Però un cuoricino molto carino, che però c'è già qua, quindi bisognerebbe lasciarlo stare. Potrei mettere un pezzetto di questo? No. Potrei mettere degli enamel. E questo è finito. Perché direi che è già super pieno così. Allora, vediamo se qui si può togliere questo coso qua perché mi dà super fastidio. Sì, dai. Non è più un momento alla Dexter Morgan. Poi qui sotto. E anche qui. Lo lascerei così, cosa ne dite? Secondo me va bene. Lo sposto di qua. E adesso facciamo lo yoga degli appiccichini. Allora,
è il momento in cui devo prendere nuovamente il cutter, perché la foto grande è da tagliare col cutter. Ho un po' paura, però vabbè, mi sono già presa le due, non so usare entrambe le mani, no? Mi sono già presa, ho già tagliato prima le carte a misura così da non impiegarci troppo nel live di oggi. Prendiamo il cutter della Spellbinders, tenete le dita incrociate per me. Il cerchio ho fatto circa 7 pollici, però l'ho tagliato male perché a un certo punto mi si è spostata la carta e quindi in realtà non è un cerchio a forma di cerchio. Però non si vede tantissimo, dai. Ma con la taglierina, Romina, viene una sfilacciatura mostruosa. Cioè, è proprio brutta, brutta. Brutta, brutta, brutta. Ok, fatto. Non mi sono fatta male. Not for now. Ok. Allora. Poi devo anche ritimbrare la scritta. Dunque, la mia idea era di fare così. Così, qui la cornice, che adesso spessoriamo. Sì, il Project Life dovremmo averne di tutti i mesi, di quest'anno sicuramente sì. Credo che sia finito qualcosa dell'anno scorso e qualcosa dell'anno prima ancora, che è l'anno in cui abbiamo però iniziato. Direi che il caldo mi ha rovinato le striscette. Eh beh, ne prendiamo un altro pacchetto, scusate. Hanno un po' patito. Eccomi qua. Prendiamo le striscette e spessoriamo un pochino la cornice. La cornice l'ho tagliata con il rettangolo scallop e tagliata al suo interno con il rettangolo liscio. Potete anche semplicemente tagliarlo con una taglierina o non tagliarlo in questo modo. Fare una base piatta, per esempio. Io lo sto facendo così da quando abbiamo iniziato, quindi continuo. Che sapete che le abitudini mi piacciono. Così. Ne facciamo ancora un pezzettino così e uno zinzinello di là. Così. Adesso lì metterò ancora un pochino di colla per fermarla bene. Poi facciamo i fori. Opla. Così. Allora. Voilà. E questo. Ok. Allora, mettiamo un briciolo di colla, qualche puntino, giusto per dargli un pochino più di stabilità. E lo metto qui. Adesso allineo il bianco, come faccio sempre, che è il negativo del ritaglio che ho fatto. Tra l'altro sabato faremo l'album con Mariella, sempre con la collezione di giugno. Poi vi metto il prodotto contenitore. Adesso prendo questo, la mia matrice per fare i fori. E almeno facciamo i fori, che così. Allora, di qua mi serve di qua. Così. Ok. E questo mi rimane di qua. E qui invece così. Così ho già i fori fatti e sono tranquilla e posso decorare
Allora. Ciao Luigi, come stai? Metto un po' di adesivo sulla foto. Fa caldissimo da te, perché in realtà in Toscana sembra che le temperature viaggino. È da un paio d'anni che avete delle estati, almeno che mi ricordo, estati roventissime. Voilà. Via. Qui devo ritimbrare il sentiment e poi giochiamo. Faccio prima la parte di qua, come sempre. Però lì prendo anche gli abbellimenti che mi sono avanzati. Però mi sa che sono sempre chipboard, non ne ho. Ah sì, ho anche qualche chipboard. Più 6 sulla media, molto bene. Mamma mia. Ok. Ora, prima di fare qualsiasi cosa mi timbro il sentiment. Che così me lo taglio, lo timbriamo in inglese. E l'ho messa la plancetta qui. E lo timbriamo qua. Opla. Poi lo fustelliamo. Non ha mai sentito tutto questo. Diciamo che peggiora di anno in anno, perché questa cosa che non è mai stato come l'anno scorso, lo diciamo, no, mamma mia, lo diciamo spesso. C'è anche da dire che quantomeno qui per il momento sono i primi veri grandi caldi, perché per ora tutto sommato è stato abbastanza gestibile. Il panno ne metterò in vendita un pochino, perché ne avevo fatti fare parecchi per poterli usare anche più volte. Ne metto, siccome qualcuno me l'ha già chiesto, ne metterò in vendita qualcuno. Se mi ricordo lo faccio questa sera, se no prometto che lo faccio domani. E poi quelli che avanzano saranno usati per altre promozioni più avanti. Però sì, ne avevo fatti fare tanti, quindi ne abbiamo, non vi preoccupate. Adesso la Cle non sa più dov'è la fustella. Qua. Devi essere qua, ok. Allora, sei tu? Of course it's you. Ok, uscino. Uscino. Vabbè, prendiamo questo. Allora. Vado. Fa caldissimo. Ah, Michela, tu sei in Sardegna, perdonami, non mi ricordo, non mi ricordo. Immagino. Non oso immaginare, ma immagino. Così. E così abbiamo il sentiment. Il set di timbri mi servirà ancora per la card per tutto l'anno. Mettiamo via questo e mettiamo questo qua. Allora. Dunque. Questo è l'uscino di maggio. Costruiamo il cluster qua, che io vorrei usare. Vediamo che cosa ho dei chipboard rimasti. Questo è un die cut. Allora, c'è sicuramente questo che potrebbe andare benissimo al centro. Volevo qualcosa di un po' grande per fare un bel cluster. Ah, guardate, potrei fare così. Un umido da paura, lo so, lo so. L'umidità poi è la cosa che più ci penalizza, nel senso che il caldo secco si può sopportare meglio, ma l'umidità è una brutta bestia. Spessorato. E poi giochiamo. Così. Ron sta insieme a Sirius, è diventato assolutamente padrone di casa indiscusso, direi. Sirius lo lecca. Ciao.
cioè è stato rapido il passaggio. Non sono ancora super 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 affiatati, però devo dire che va benissimo, molto meglio di qualsiasi aspettativa, seppur rosea, io potessi avere, perché giocano. L'unico problema che ho è la pappa, nel senso che uno se mangerebbe la pappa dell'altro e non riesco ancora a rendere evidente e chiaro il fatto che no se puede. No se puede. Quella parte lì sarà un pochino più complessa, però vabbè. Direi che mi devo ritenere assolutissimamente più che soddisfatta perché un inserimento così rapido. L'occhio in realtà probabilmente rimarrà così. Con la veterinaria siamo d'accordo che lo facciamo vedere tra un pochino per capire se magari qualcosa si può ancora pensare di fare, però tendenzialmente mi diceva che è un'infezione che non che è stata non è stata curata e che si è guarita da sola, praticamente è guarita da sola, e quindi purtroppo l'occhietto rimarrà velato. Uno scambio eco, tu dici? È difficile. Io riempio e adesso appiccico, ve lo dico. È solo che Sirius mangia la pappa in vasocottura, quest'altro mangia la pappa per i micetti, per i cucciolini, perché è anche un po' debilitato, quindi in realtà è super nutriente. Se Sirius me se mangia quella, mi ritorna 9 kg in un niente, e l'altro rischia di mangiarsi l'integratore per i gatti anziani. Cioè la situation è questa. Quindi spero, quando sarà un filino più grande, di poter fare la vasocottura anche per lui, così quantomeno la pappa di base è uguale, gli integratori me li gioco diversamente. Però almeno, insomma, non devo... Adesso li faccio mangiare mentre ci sono io. Quindi ciao, è ora di mangiare. Potete mangiare adesso, 3, 2, 1. Così. Insomma, comodo, un'altra roba. Però vabbè, cioè, ripeto, sono super, super, super felice. Ok. Sono già davvero tanto bravi, cioè non ci faccio attenzione, prometto. Cioè non mi sembra vero. Tac. Vasetto di fiorellini. Poi abbiamo cuoricino, bottoncini, farfallina. Allora, se gli do le pappe, allora, a parte che il piccolo mangia, Romina me se magna per traverso, nel senso che abbiamo super fame e chiede sempre pappa, quindi ho preso l'abitudine, quando do la pappa a lui, di dare un pochino di pappa anche a Sirius. Se li separo, il tempo che mi sposto da una stanza all'altra, l'altro è lì che gratta la porta, quello piccolo, e che vuole andare dal fratellone. È una situazione un po' così, ma secondo me nel momento in cui potrò fare la pappa in vasocottura, quindi la pappa casalinga per tutte e due, è una cosa che risolvo facilmente, dovrei... Spero, ve lo farò sapere. Io cucino solo per loro, assolutamente. I papaveri, carte per ora no, perché la prossima che uscirà sarà settembre-ottobre, che non avete ancora visto. Settembre un po' a tema libri, un po' vintagerella, e ottobre a tema ricamo. E quindi sarà anche il caso che adesso mi metta a fare le altre due collezioni, perché sennò arriviamo che non le abbiamo pronte. Come dire, nuvolette le mettiamo lì, ne ho poche, guardate, anche questa mettiamo qua, così, questa qui, allora qui ci mettiamo questo, tac, e poi mettiamo questo fiorellino qui, così. Questi occhiali li ho già messi perché sto usando più avanzi. Vediamo. Sì. Mi serve una cosa piccina lì. Potrebbe essere questo fulminino qua. Vediamo se trovo qualcosa di piccino piccioli. Un cuoricino che esce da dietro l'arcobaleno. Mi sembra carino, dai, così. Questo è troppo grande. Non ho messo il camioncino, sono molto triste.
vabbè. Tra un po' c'è il Natale ad agosto, sì. Allora, credo che mi arriveranno tutte le cose la prima settimana di agosto. Tanto noi chiudiamo la settimana di Ferragosto, quindi tra fine luglio e inizio agosto vi metto il preordine, comunque insomma vi faccio, dipende quando arrivano le cose. Tendenzialmente per i primissimi di agosto dovremmo poter presentare la collezione, quindi un po' come sempre. Mi piace molto la collezione di Natale in pigiama. Po' di enamelini, Cle. Ma qui abbiamo anche dei fiorellini piccoli. Così. Lo so che la Germanella adesso le viene male che spreco così tanti enamel, però insomma, questo si chiama yoga degli appiccichini. No? Ha tutto un suo perché. Così. Questa collezione è a tema pigiami di Natale. Ci sono renne e orsi, tendenzialmente. È molto cozy. Scusatemi. Una delle fantasie, uno dei pattern è proprio il disegno del pigiama. Così. Mettiamo ancora un paio di questi mente e poi abbiamo fatto. Basta. Adesso ne mettiamo uno qua. Guardate, così, fatto, perché agli enamel non ci voglio rinunciare. E questa è fatta. Adesso montiamo la fucsia. Devo prendere la fustella. Abbellimenti QB. Dunque, così. Questo lo mettiamo qua. Allora, stavo ragionando su alcune fustelle, ma se le facciamo, le faccio uscire un pochino più avanti, così l'uscita è un pochino più leggera. È una release piccolina, avrà il pad di carte, acetato, vellum, un rivestimento, avrà die cut, enamel, i chipboard un po' più corposi, il foglio di sticker 12x12, i puffi. E basta. Poi magari ragiono sul timbro e la fustella perché mi piacerebbe molto, ma facciamo una piccola extension, non vi preoccupate. Allora, questo è fatto. E lo mettiamo qua, nel mio quadernetto. Allora, la fustella della fucsia ce l'abbiamo qui. L'avevo, eccola qua. Allora. Dunque, io non ho ancora comprato la cornice, non mi dite niente. Niente. Abbiamo qui gennaio, febbraio, marzo, aprile. No, questo è maggio, mi manca aprile. Oh, davvero? No, non mi dite che l'ho persa. Adesso mi viene il dubbio, ma l'ho fatta? Sicuramente l'ho fatta quando abbiamo fatto il. No, l'ho persa? Adesso la cerco, giuro che la cerco non nel live, ma mi metto a cercarla, anche se adesso penserò solo a quella. No. Questo è perché vengo punita perché non ho fatto ancora non ho ancora preso la cornice. Mannaggia. No, no, ma sicuramente l'ho fatta e che deve essere caduta e non me ne sono accorta e quindi non è stata recuperata. C'è da dire che Ron sale un po' su tutti i ripiani, tutti i mari, tutti i laghi, quindi potrebbe averci messo la zampina lui. Dopo smonto tutto e guardo, intanto teniamo queste qui. Allora, vediamo un attimo, mi serve una carta liscia, le tre tinta unita. Allora. Così. No, no, non può essere nella busta perché vengono messe, cioè le fustelle, scusatemi, le tessere le tengo tutte da un'altra parte, quindi non possono proprio essere lì. Allora, questo e di giallo abbiamo questo pezzettino qui, ma vediamo. Allora, devo decidere di che colore fare la base. Io la farei Tiffany. Prendiamo la fustellina.
E la fustellina giusta sei tu? Sì. E la tagliamo. E vado, e intanto butto l'occhio, se per caso la vedo. Ma devo necessariamente smontare questo angoletto qua. Allora, questa ed è a posto. Mi devo tagliare la base bianca, che non ho ancora imparato, siamo praticamente a 6 mesi, la misura 2¾ x 4. Un pezzetto di carta liscia, potrei trovarlo. No, questo è usato, non è liscio. Vediamo se ne ho qua. Qua vado 2¾ x 4. Allora, vediamo un attimo come tagliare. Ah, questo intanto posso anche in realtà. La base è fatta, la sto facendo tutti i mesi, giuro, c'è anche aprile da qualche parte, adesso la cerchiamo, è fatta con la mia fustella dei rettangoli scallop. Adesso incolliamo. Così. Prendiamo l'Ecori Smoke, prendiamo un brushettino, questo è blu, non va bene, questo, lo stencil del muro e facciamo il muro. Non completo, nel senso che mi serve solo che dia l'idea e non voglio che sia tutto. Effetto muro, quindi mi tengo solo in alcune zone, tendenzialmente loro sono messe da questa parte qui, quindi noi coloriamo questa, voilà, c'è anche un po' di giallo che doveva esserci sul brush, ma va benissimo, sul pennello, e la teniamo un attimo qui. Adesso decidiamo come fare i tagli. Dunque questo qui sono i pistilli, questo va fatto di nero, dividiamo grande e piccola. Grande, piccola, e qui in realtà c'è tutto. Allora, dunque, io ho 3 colori a disposizione, lì c'è già il Tiffany, farei i petali gialli, anzi potrei farli così che ho più carta, quindi tutti questi li facciamo yellow, cioè li facciamo arancio, questi, e sono queste parti qui. Poi mi prendo il giallo per fare, scusatemi, 1, 2, che questo è quello piccolo, questi sono uguali, ne ho 2, cosa sto facendo? Ah, perché avevo unito le fustelle l'altra volta, è giusto, ok, quindi in questo qui faccio i pistillini, questi, e nel giallo mi faccio queste capocchie, che sono queste qui, e mi manca ancora questa parte qui, però, che potrei fare sempre Tiffany, perché queste le faccio delle foglie, quindi ovviamente non ha senso che siano vicine. Se faccio questa qui e questa gialle, posso fare queste Tiffany, sì, ci sta. Ok, tagliamo. Vediamo se riesco a fare più tagli in una parte. Questi li posso mettere insieme. Vado. Opla. Poi devo ricordarmi che questi
qua. Ah, che sono questi. Non mi vengono mai al primo colpo perché sono tanto sottili. Infatti, guardate, tengo in posa la fustella e ci metto su un pezzo di washi innanzitutto e vediamo se riesco a salvarla. Potrei fare un secondo passaggio prima di cercare di mettere il tappetino, che magari mi sposta un po' troppo. Questa, guardate, la metto, vedete che non è tagliata, solo questa. Infatti questa la togliamo, perché questa l'ha tagliata, ma questa non del tutto. La sposto a lato e vediamo se va. Ok, direi di sì. Così. E questi sono i rametti. E li teniamoli. Poi ci tagliamo questo e poi ci servirà ancora solo il nero per quelli, per i pistillini. Che magari ne prendo un pezzettino da qua e facciamo che tagliarli insieme. Questo è l'avanzo di uno dei tanti chuck del porta Memory Dex. Vado. E vediamo se ci piacciono. Così. E così. Dovrebbe essere tutto tagliato e dovrebbe essere tutto a posto. Adesso io intanto questi li rimetto via. E mi tengo però qui la fustella, perché vuria mai. Ah, c'è ancora un pezzo qua. Ok, quindi questi li teniamo da parte. Allora, qui c'è il nostro bocciolo e questo è il fiore grande. Dividiamo i pezzi. Qua e l'altro dove l'ho messo? Mi sarà rimasto nella fustella? No, l'ho tolto. Mi sarà caduto? Questa è quella piccola. Adesso cerco il pezzo che mi manca. E mi mancano questi, ecco, della versione piccola. Che sembra un po' una medusetta. Allora, prendiamo una Non ne perdo una. E iniziamo. Allora, io adesso non ricordo mai. Questa va dietro, quindi... vero che va dietro? Ah no, questa è quella piccola, vedete che ho fatto confusione, non ce la posso fare, non arriverò, cioè finirà che faccio l'ultima e non ho ancora imparato. Questo è il pezzo dietro, sono solo insieme, ma sono una grande e una piccola. Ok, poi perfect, poi dobbiamo mettere il pezzo che la faccio prima, quella grande. Mettiamo questo, forse non ho fatto, beh sì, in realtà, perché si copre poi con questi. Allora, qui bisogna mettere così e così, e tu devi stare più su. Ok, qui copre quest'angolino qui, non vi preoccupate, lì sopra viene coperto dal pezzo dopo, che è questo. Vedete? E lei è a posto. Adesso facciamo quella piccola. Qui c'è il bocciolo. Il bocciolo semplicemente bisogna mettergli sopra la capocchietta, che è questa qua. Ok, adesso finiamo di montare questa. Quindi la base, la medusina. Poi mettiamo la colla qui e la colla qui. Questo pezzo qui e questo pezzo qui. E lì sopra la capocchia. E abbiamo i nostri pezzi. Questi sono i tre pistillini che adesso decidiamo, i tre peduncoli
Io cerco sempre di sistemarle più o meno nello stesso modo, nella stessa posizione circa. Quindi, tu ti sei spostato brutalmente, perché la colla. Quindi più o meno qua, qua, e lei lì. Scegliamo il timbrino, perché altrimenti poi sono un po' in difficoltà nel timbrare lì sotto. Allora, questo è maggio, questo è giugno. Scegliamo un sentiment. Non smettere mai di inseguire i colori. Insegui i desideri, ho tante cose da inseguire. Il trucco è vivere a colori. Ci proviamo. E lo mettiamo qua. Perfetto. Puliamo, spruzzo e pulisco col tappetino, cioè col pannetto. Da quando ho fatto il pannetto sto cercando di usare meno salviette, perché ne usavo veramente tantissime. 230 kg di conserva. Esattamente, in quanto tempo? Mamma mia, mi ricorda quando da bambina andavo in Sardegna e d'estate si faceva quello. Mamma mia, che lavoro immenso. Ah, tu ti sei spostata a Lot? No, ti sei proprio. Ok. Così, anche questa, un piccolo pop di adesivo. Così, e questa è piatta. E questi sono i tre peduncoletti. Adesso, quando finisce il live, mi metto a cercare la card di aprile. Così, che bei momenti, chissà dove è finita. Così, ho messo la colla sul davanti, chiedo venia. E l'ultimo, tu e tu, davvero in due? Mamma mia, bravi! Bravissimi! Caspita! E qui mettiamo il giallo, piccolino però, così. E la card è fatta. E abbiamo fatto. Che dite? Adesso metto via un po' di cosina, intanto che raggruppiamo le cose fatte. Ho perso la carta per tutto l'anno di aprile. Andrò a vedermi le foto, se non la trovo e la rifaccio con grande scorno, però, cioè, non ci posso credere. Allora, intanto queste le mettiamo sopra la big, che adesso poi sposto tutto e le cerco. Quindi oggi abbiamo fatto la carta per tutto l'anno di giugno, che è super fresh, super fresca, insomma, allegra, e va bene. Poi abbiamo fatto lo yoga degli appiccichini che non vuole più uscire dal quaderno. Sempre di giugno. Ormai questi tre progetti, quando riesco, li faccio insieme perché si riescono a gestire nella durata di un live, non sono particolarmente, come dire, impegnativi, quindi è facile. E il layout. Ti ho aiutato a lavarne un po', amore. E questo è quanto. Il layout mi piace molto, mi piacciono sempre di più le due strisce di pellicola, anche se non hanno i fori. Che dire? Però è venuto bene, anche se il cerchio è stato tacconato brutalmente, poi non ci ho messo nessun taccone sopra, perché vedete che qui c'è questo taglio, perché se vi ricordate all'inizio del live si è spostato. Ma va bene così.
Allora, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo preso in mano i tre progetti dei Metal Days di giugno, abbiamo fatto il layout, abbiamo fatto lo yoga degli apicecchi nella car per tutto l'anno. Domani, se avanza qualche Astro Paste, magari ne apro uno o due e le proviamo. Le Astro Paste sono un nuovo prodotto di Simon Harley, adesso faccio il riassunto di quello che è arrivato oggi, e sono praticamente, adesso mi toglieranno i prodotti per aver detto questa cosa qui, però mi sembra un prodotto molto simile ai Brilli Gel. Non so dirvi rispetto alla texture, come dire, la corposità di questa pasta perché non li ho ancora provati, però insomma sono dei glitter imprigionati in una sostanza lattiginosa che poi diventa trasparente, che mi ricorda molto insomma come funzionano i Brilli Gel. Ci servono per dare matericità, tridimensionalità ai progetti, li potete usare con gli stencil. Simon Harley ne mette una quantità incredibile e a lui viene sempre tutto bene. Io ne metto sempre meno perché poi di solito mi va tutto sotto lo stencil. Ditemi che succede anche a voi, vi prego. E, sono 9 colori. Nel primo post ho scritto 12, perdonatemi perché sono abituata che fanno uscire le cose a botte di 12, ma in questo caso sono solo 9. Poi, cos'altro è arrivato? Reintegri di All in Create, ci sono di nuovo tutte le fustere del Memory Dex, mi piacerebbe anche provarne qualcun'altra, sono 4. Sono arrivati anche dei timbri. Altri reintegri di All in Create sono in preparazione presso un ordine di un altro distributore. Cos'altro è arrivato? Fortinelle Market, dei bellissimi abbellimenti della collezione Curators. Sono arrivati anche degli abbellimenti di Vicky. Sono arrivate le fustelle di Tommaso, magari nel weekend proviamo anche uno di questi fiori, una delle card, magari tridimensionali, ci montiamo sulla rosa, vediamo. Non ho ancora scelto che card fare, ma adesso mi ci impegno. E domani arriveranno le collezioni di Mintai. Poi per questa settimana vediamo, perché secondo me venerdì potrebbero arrivare ancora delle novità. Non so Spellbinders, non hanno ancora spedito le cose nuove che ho ordinato, perché hanno messo a disposizione altre cose natalizie e delle cose di Halloween meravigliose che potete vedere nel loro coming soon sul sito per i clienti. C'è una mano che regge, una mano di scheletro che regge un drink che mi piace da morire, sono dei geni. E ci sono i fantasmini cagnolini, no vabbè, ma sono meravigliosi, guardate, 5 anni, tutto bene. Allora, io per ora vi lascio, se, ripeto, domani se ci avanza qualche Astro Paste la mettiamo, la proviamo insieme, così vi faccio vedere l'effetto, facciamo una piccola demo. Se dovessero finire, ovviamente come sempre le metto ordinabili, controllo prima che siano facilmente riassortibili da parte del fornitore e poi le trovate prenotabili. Mintopia, c'è una nuova fustella, in particolar modo mi era rimasta impressa quella del puzzle, ricordo Silvia, che ringrazio Silvia che me l'ha ricordato oggi, perché poi mi è un po' passato di mente, hanno fatto una mini release, se non ho capito male sono pochi articoli, e c'è questa fustella del puzzle che è bellissima e con cui hanno fatto dei lavori molto molto belli, tagliando le foto e usandole per esempio per i layout, sapete che quelle sono le cose che mi rimangono più impresse. E via, io per ora vi ringrazio. Vi auguro buona serata, vado a vedere che cosa hanno combinato di là quei due e soprattutto cerco la car per tutto l'anno di aprile, che deve essere assolutamente qui da qualche parte, oppure a un certo punto la rifarò perché mi manca solo lei, e adesso la metto in una bustina, per esempio. Grazie a tutti, buono shopping se non avete ancora visto le novità sul sito, e ci aggiorniamo domani. Ciao ciao!